Degustare una bottiglia di Cham Chambertin Travel Vigne di Joseph Roty di questo domain è un qualcosa di unico, è un'esperienza straordinaria. Da sempre uno dei produttori che amo maggiormente, non solo nel territorio di Gevrey Chambertin, di cui è notoriamente una massima espressione, quello che si dice un peso massimo, ma anche di tutta la Côte d'Or. Quello che è straordinario di questa bottiglia che andiamo a degustare oggi è l'età delle vigne che ci sono al suo interno. Le vigne più vecchie sono del 1881, ancora perfettamente in vita, danno vita a un vino che vedremo nel bicchiere semplicemente memorabile, quindi si tratta di un reperto vivo, incredibilmente attuale, di quella che è la Borgogna più bella, di quello che è il territorio di Gevrey Chambertin. Il Domaine Joseph Roty nasce nel 1710 e le produzioni più importanti partono dal 1800-1820. Queste vigne, come vi dicevo, hanno fatto la storia, perché nella parcella di Cham Chambertin sapete che non è tutto semplice, è uno dei Grand Cru forse più discussi e più complicati, tanto che porta molti degustatori a dire che forse non meriterebbe l'appellazione Grand Cru. In realtà bisogna andare un po' più a fondo, bisogna conoscere il terroir in maniera più approfondita e si viene a scoprire che il territorio è diverso, soprattutto una grossa diversità fra la parte più meridionale, più in basso, e la parte invece più in alto. Effettivamente la media di qualità della parte inferiore di questo cru non è altissima e forse un'appellazione Premier Cru sarebbe più corretta. Ma cosa diversa è nella parte nord, là dove all'argilla si aggiungono decisamente molti ciotoli, una parte di calcare importante. I vini assumono una connotazione diversa, resta base e ben forte la solidità di un vino di Charme, quindi la muscolarità, la densità di questo vino, il colore scuro nel bicchiere, ma poi una leggiadria che è tipica solo dei grandissimi Grand Cru di Borgogna. E questo vino, credetemi, non solo è storia della Borgogna, ma fa tutta la differenza del mondo nel bicchiere. Un Domaine che è sempre stato considerato un enfant terrible della Borgogna, adesso gestito da Jean-Pierre, 15 ettari di proprietà, poche bottiglie ovviamente di questo, che è la massima espressione di produzione, questo Cham Chambertin Travel Vigne 2015, un'annata molto molto bella. Non erano vigne a piefranco, ma erano subito dopo la filostra, i primi innesti di piede americano. Anche in un'annata giovane come questa, il colore è quello di un grande Gevrey, no? Siamo decisamente in un comune dove la forza e l'intensità del colore si nota, ma un vino dal colore anche limpido e con una bellissima luminosità. Il vino fa una fermentazione in botti di acciaio e cemento, viene sempre, quasi sempre, completamente diraspato e viene usato solamente lieviti indigeni, questo dal 1987 nel Domaine Roty. Vengono usati botti con una buona quantità, anche 80% di legno nuovo. Il naso è un caleidoscopio di piccoli frutti rossi raffinatissimi. Una leggera nota di caramellina zuccherata. E poi la parte geniale, strepitosa, di grande spezie del Pinot Noir di Borgogna. In bocca è uno dei vini più potenti, più generosi e più raffinati allo stesso momento. Quello che mi stupisce di questo Domaine e di questo vino su tutto è che si riesce a produrre, si riesce a mettere nel bicchiere così tanta materia, così tanto legno nuovo, così tanta potenza e non sbragare mai e restare sempre lì, definito fino all'inverosimile. Un vino da grandissimi intenditori, ma che non può non piacere anche una persona che non è un intenditore. È un vino strepitoso, democratico, non nel prezzo, ma democratico nelle sue caratteristiche organolettiche. Una delle bevute più belle in assoluto dell'anno, una delle bottiglie che vale la pena una volta nella vita bere, perché sono vigne del 1881, c'è la storia della Borgogna, c'è la storia di uno dei più grandi produttori del mondo. Amici miei, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, ricordatevi sempre di registrarvi sul nostro canale YouTube e di attivare le notifiche per divertirci sempre di più.